Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con lo speedcast della nostra Gracie Rainbow Mars. Ebbene sì, ragazzi, nello scorso video abbiamo visto lo speedcast del nostro Grayson Rainbow Mars, uno dei possibili eredi, dico uno perché anche Gracie potrebbe essere l'erede, no? Il possibile erede, mettiamola così, il possibile erede della quarta generazione, ovvero quella grigia, direi che si è capito, ragazzi. Oggi invece ci occupiamo dello speedcast della nostra Gracie, che è la gemella, sebbene ragazzi non si direbbe, del nostro Grayson. Quindi, vi ripeto rapidamente i suoi tratti, insomma com'è fatta, ragazzi. In quanto possibile erede della quarta generazione, ovvero quella grigia, lei deve essere una culturista, dovrà avere questa come ispirazione, di conseguenza avere un metabolismo elevato, essere sciatta e attiva. Per ora questi sono i tratti in quanto adolescente. Questa è Gracie, ragazzi, molto 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 magra, troppo magra secondo me, in modo esagerato. Mi auguro davvero che riesca a mettere su un po' di peso. E niente, ragazzi, direi che noi possiamo iniziare lo speedcast e ci vediamo qui al termine del video. Thank you.
Ok, ragazzi, lo speedcast di Gracie è finalmente terminato e dire che l'adoro, ragazzi, è dir poco, mi piace da morire. Allora, eccola qui. Io ho scelto per lei un outfit che fosse ricercato, femminile, ma anche pratico, diciamo. Perché lei è una ballerina, ragazzi, me la immagino comunque che sì, ama vestire carina, però deve essere anche pratica, diciamo, nei suoi outfit. E me la immaginavo con questa. Con questa acconciatura molto lunga, insomma, questo taglio di capelli molto lungo. Allora, ragazzi, questi sono i suoi abiti quotidiani, diciamo, invernali, fra virgolette. Poi abbiamo quelli autunnali, primaverili. Ed estivi. Poi, gli abiti formali, ragazzi, ho scelto questa acconciatura che ragazzi, vedete, è molto più corta dei suoi capelli, diciamo, per gli abiti quotidiani, che ho scelto per gli abiti quotidiani, però ho immaginato che avendo, insomma, questo taglio un po' mosso così, appunto, i capelli risultassero un pochino più corti, diciamo, con questo fiocco. Mi piace tantissimo come le sta, mi piace anche come le sta questo rossetto, insomma, in generale la adoro. E questa è la versione, diciamo, un po' più primaverile, diciamo, estiva. Questa invece è quella più invernale, molto elegante, ragazzi. Proprio da bambolina mi piaceva tantissimo. Gli outfit, ragazzi, per diciamo la palestra, per quando lei si allena, questa è la versione, diciamo, invernale. Adoro come le sta questa diciamo, sì, coda con treccia, ragazzi. Mi piace veramente tanto, le dona tantissimo. Vedete, lei anche nelle acconciature, ce la vedo una che passa molto tempo a sistemarsi anche i capelli, perché comunque le ballerine, no? Prima di ballare comunque si immagino che lei abbia fatto anche danza classica quando era piccolina e appunto per fare lo chignon, ragazzi, devono insomma essere in grado di saperseli gestire un po' i capelli. Poi questi sono i suoi outfit invece per il clima più, diciamo, estivo, diciamo così, più leggero. E infine questa è la sua tenuta da ballo. Io ho immaginato tipo un rock acrobatico, sapete, ragazzi, questi balli un po' particolari. Quindi sì, mi piaceva, insomma, questa cosa. Oppure balli, ecco, salsa, insomma, balli di gruppo, queste cose qua. Poi, ragazzi, qui è quando va a dormire. Quindi la sua versione, diciamo, più pesante, qui quella più leggera, eccola qua. Poi abbiamo la festa, ragazzi. Quindi diciamo che qui la nostra si lascia un po' più andare, un po' più ai colori. E anche un po' di più al trucco, perché ragazzi, papà Kiro è veramente, veramente contrario a che la nostra si trucchi, ma almeno nei giorni, diciamo, di festa glielo concede un pochino di più, sempre perché ragazzi è obbligato da Erixia, perché altrimenti col cavolo. E quindi ecco qui, ve li mostro, ci allontaniamo un pochino, quindi ecco, riprendiamo un po' quello che vi dicevo prima, no? Una cosa pratica, una cosa anche sportiva, diciamo, perché comunque lei è una sportiva, una persona molto attiva comunque. Qui per quale motivo? Ne ho fatti due identici, ok, perfetto, rimedio subito, ragazzi, tanto ci vuole un secondo, so già cosa metterle, perché l'avevo addocchiato prima e anzi avevo pensato, peccato che non le ho messo questo abito, invece così potrò metterglielo subito, subito, sempre se lo trovo, eccolo qui. Sperando che ci sia il colore giusto, perché mi piace tantissimo questo outfit. Eccolo, guardate che carina, le dona tantissimo. Poi abbiamo questo, ragazzi, qui è un po' più, anche un po' più rock, me la sono immaginata, ragazzi, non lo so. Mi piaceva questo look, in questo look diciamo osa un po' di più. E poi questo, molto semplice, con queste calze, ragazzi, anche per variare, non avere sempre il solito grigio. Poi il costume. Ragazzi, costume, ahimè, grigio non ce n'è e quindi ho deciso per questo bianco e nero, diciamo. Eccola qui con le sue treccioline. Poi qui, ragazzi, appunto fuori dall'acqua, diciamo, mentre appunto non lo so, se ne va in giro anche con il cappello. E qui ne ho fatto uno in più senza motivo, quindi via. Ok, poi ragazzi, clima caldo, eccoci qua. Questi codini che mi piacciono perché comunque c'è questo lato molto fanciullesco, no? E quindi mi piace molto, mi piacciono come le stanno, quindi questi sono i suoi abiti da clima caldo che avrete notato poi ho cambiato completamente perché quelli che avevo scelto non mi
Non mi piacevano, ho lasciato solo questo di quelli che avevo scelto, è il primo. Questo è un po' più da grande, però mi piaceva, ragazzi, su di lei, quindi ho deciso di lasciarglielo. Questo molto pratico. E infine, ragazzi, gli abiti da clima freddo, eccoli qui, con questi scarponi enormi. Io, ragazzi, ce la vedo tantissimo, perché me la immagino un po' freddolosa, quindi lei ama più il caldo, ragazzi, secondo me. Eccola qui. Un tocco di colore, ragazzi, ogni tanto in mezzo a tutto sto grigio. Qui, ragazzi, quando appunto sta fuori casa, magari le mettiamo anche i guanti. Ma sì, dai, mettiamole anche i guanti perché, insomma, magari quando gioca con la neve insieme ai fratelli, ecco, ci vogliono i guanti. E infine, ragazzi, qui è appunto il suo outfit per la pioggia. E quindi, ragazzi, la nostra Gracie è al completo. Anche il suo look è stato curato, sistemato. Devo dire che la adoro, mi piace tantissimo, proprio tanto ragazzi, mi piacciono entrambi, per chi non avesse visto Grayson vi consiglio di andare a vedere anche il suo Speedcast, mi piacciono davvero davvero tanto, li adoro tantissimo e niente ragazzi, insomma fatemi sapere cosa ne pensate del cambio look della nostra Gracie, praticamente lei ha il fratello che le fa tipo da guardia del corpo ragazzi, praticamente perché il nostro Grayson è una montagna, infatti me lo immagino molto protettivo nei confronti di sua sorella e quindi sì, ci sta. Quindi ragazzi, se questo Speedcast vi è piaciuto ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, le mie playlist, i link al canale dei miei amici YouTuber, se vi invito come sempre ad andare in tutti i loro canali ragazzi, iscrivervi, attivare le campanelline, mettere mi piace tutti i loro video, ma soprattutto commentare ragazzi, cercate di sostenere i vostri youtuber preferiti, mi raccomando, e vi ricordo anche che all'interno del mio canale c'è una sezione chiamata canali che seguo, ragazzi mi raccomando, lì trovate la lista completa dei miei amici youtubers, andate, iscrivetevi perché ne vale veramente la pena e sosteneteli. E quindi che dire ragazzi, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio, fatemi sapere cosa ne pensate, io non lo so, e lei ci ritrovo anche, a parte il taglio degli occhi che ha ripreso palesemente dal nonno. Non lo so, io in lei però Erixia ce la vedo, ma anche vedo anche Kiro, ragazzi, in lei. Non lo so. Fatemi sapere voi a chi somiglia. Vi auguro, ragazzi, un fantastico inizio settimana sul Soul Simmers. E non.